guerra e giornalismo, guerra e informazione, una delle protagoniste fu Alice Schalek, austriaca, nata il 21 agosto 1874 da una famiglia dell'agiata borghesia liberale. La sola donna reporter, accanto alla giornalista ungherese Margit Verzi, a essere ammessa come corrispondente all'Imperial Regio Ufficio della Stampa di Guerra. Dal 1915 al 1917 fu inviata sul fronte alpino tirolese, in Serbia, nell'Isontino e in Galizia. Per i suoi articoli, le sue foto e i suoi resoconti ottenne diversi riconoscimenti, tra cui la Croce d'Oro al Merito con la corona sul nastro della Medaglia d'Onore al Valor Militare. Nei suoi scritti un ritratto pulito e acritico di ciò che stava accadendo, fornendo vivide immagini dei soldati al fronte, portando ai civili che rimanevano a casa uno spaccato di ciò che accadeva in trincea, focalizzando l'attenzione sulle persone. Avendo ottenuto parecchi successi, avendo messo in ombra gran parte dei colleghi maschi, venne presa di mira, tanto che alla fine del 17 perse l'accreditamento come corrispondente di guerra. Al termine del primo conflitto si impegnò per il movimento femminile. Arrestata dalla Gestapo nel 1939, scappò ed emigrò in America, dove morì nel 1956.